Benvenuti o bentornati invece nella seconda parte di TG Sport con le programmazioni, non solo di calcio ma di tutt'altro ancora, sempre in tempo di Sport e di altro giorno esterno di Sava Radio. Andiamo a vedere le programmazioni per questo weekend che interesseranno molto non solo i calciatori e gli ascoltatori, ma soprattutto andiamo proprio a vedere le programmazioni. Stasera alle ore 20:45 c'è l'anticipo di Serie A della nona giornata di campionato tra Hellas Verona e Sassuolo. La partita è quella della Serie B alle ore 21 tra Ascoli e Virtua Entella. La partita invece della decima giornata di campionato tra la Liga sarà alle ore 21 Villarreal contro Deportivo Avalés. La partita invece delle 20:30 tra Mainz e Colonia per la nona giornata di campionato di Bundesliga. Andiamo a vedere i risultati del MLS dove le playoff di Los Angeles hanno vinto contro Los Angeles Galaxy per 5-3. Invece l'Atlanta United ha vinto 2-0 contro Philadelphia Union. Andiamo invece a vedere la basket di Eurolega, quale giornata di campionato, dove c'è anche Milano che giocherà in casa contro Benfica alle 20:45, invece alle 19 c'è il Kaunas contro il Lione. Alba Berni giocherà contro CSKA Mosca alle 20, invece alle 21 Baskonia contro Olympiakos. Le risultati di NBA, come sapete, è già ripartita, dove vediamo le cose che hanno perso contro le Clippers per 122 a 141. Invece Houston Rockets ha perso per 111 contro i Bucks, Michael Bucks, e i Detroit Pistons invece hanno perso contro la Dallas Mavericks per 117. Altra notizia invece è quella del Gran Premio dell'Australia, come ben sapete, la prima livello 1 di Moto 3 è stato tutto italiano, i primi tre, primo Arbolino, secondo Della Porta, terzo Penati, poi nel primo livello 1 Moto 2, primo Martin, secondo Burga e terzo Manzi. Invece nel MotoGP, primo Vignale, secondo Miller e terzo Marmarche. Andiamo invece a vedere nella Moto 2, Moto 3, primo Canè, secondo Della Porta e terzo Arenas. Nella Moto 2 invece Gio Martin, Brad Binder e Navarro. Invece nella Moto GP Vignales, primo, secondo, Dovizioso, terzo, Caracciolo. Le prove libere 1 sono e cominciano e sono cominciate proprio adesso perché parliamo orario italiano, ma il Gran Premio è in Messico. E invece le prove libere 2 e alle ore 21. Poi andiamo a vedere la Superbike, invece si gareggerà alle ore 19 in Qatar. Andiamo invece a vedere le programmazioni per domani. Allora, ci sono ben tre partite di anticipi di Serie A, una giornata di campionato, alle 15 Lecce contro Juventus, alle 18 Inter contro Parma, alle 20:45 Genoa contro Brescia. Nella Serie B non, alle ore 15 giocheranno Cosenza contro Chievo Verona, Crotone contro Venezia, Pescara contro Benevento, Trapani contro Empoli, Pordenone contro Cittadella, Salernitana contro Perugia e La Spezia contro Juve Savia. Nelle ore 18 invece Livorno contro Pisa. Nella Premier League, in decima giornata del campionato, giocheranno invece alle 13:30 Manchester City contro Aston Villa. West Ham e i Celtic giocheranno alle ore 16. Stessa ora, alle ore 16, sarà anche Brighton Hove contro Everton e Watford contro Bournemouth. Alle 18:30 invece Burnley contro Chelsea. Nella Liga Spagnola, invece, alle ore 16 giocherà la decima di campionato Leganés contro Mallorca. Alle 18:30 Lavalois contro Eibar. Alle 21 Madrid contro Bilbao. Nella nona giornata di campionato di Bundesliga alle 15:30 giocheranno
Invece Paderborn contro Düsseldorf, Friburgo contro Lipsia, Bayern Monaco contro Union Berlin, Schalke 04 contro Borussia Dortmund, Hertha Berlin contro Hoffenheim, alle 18:30 invece Bayer Leverkusen contro Werder Bremen. Andiamo invece a cercare altre, anzi illustrarvi altre partite. Dove sono? Nel basket, Serie A1, di sesta giornata del campionato, alle 19 ci sarà Trento contro Treviso, alle 20:30 Brescia contro Bologna e invece Venezia contro Cremona alle 20:45. NBA, come ben sapete, chi non ha notte, che, sì, cioè chi non ha sonno nella notte potrà vederla. Invece la MotoGP, le prove libere 3, Moto 3 a mezzanotte, Moto 2 a mezzanotte 55, prove libere 3, MotoGP all'1:50, prove libere 4, MotoGP alle 5:25. Le qualifiche Moto 3 alle 3:35 del mattino ordinaria, qualifiche Moto 2 alle 4:30. E invece le MotoGP è alle ore 6:05 del mattino. MotoGP, scusate, Formula 1 invece, Gran Premio di Messico e le prove libere 3 è alle 17, invece le qualifiche alle ore 20. Vi ricordo che il mondiale di slalom gigante comincerà di sci alpino a Solden di donne alle ore 10 del mattino di domani. Invece le due finali tra di Superbike a Qatar è alle 15 e alle 19. Invece andiamo un po' a vedere anche le programmazioni per domenica, dove alle 12:30 Serie A giocherà Bologna contro Sampdoria. Le partite alle ore 15 invece sarà Atalanta contro Udinese, Spal contro Napoli, Torino contro Cagliari. Alle 18 invece Roma contro Milan. Alle 20:45 Fiorentina contro la Lazio. Premier League invece alle ore 15 giocheranno Newcastle contro Wolves, 18:30 Arsenal contro Crystal Palace e anche Liverpool contro Tottenham, bella partitona. Invece alle 17:30 ancora Newcastle contro Manchester United. Nel posticipo di Serie B è Cremonese alle ore 21 contro Frosinone. Andiamo un po' ancora a cercare e a dirvi la programmazione della Bundesliga, 15:30 cioè, posticipi Wolfsburg contro Asburgo, e invece alle 18 Borussia Mönchengladbach contro Francoforte. Liga Spagnola alle ore 12 invece Celta Vigo contro Real Sociedad, alle ore 14 Granada contro Real Betis. Alle ore 16, Levante contro Espanyol. E ore 18:30, Siviglia contro Getafe. Ore 21, Osasuna contro Valencia. Andiamo un po' invece a vedere, a informarvi che il MotoGP, Gran Premio di Filippine in Australia, le gare saranno in Moto 3 alle 3 di notte, Moto 2 alle 3:20, invece la MotoGP alle 5 del mattino. Chi vorrà vedere, veda, ma per dirvi tutto, è già tutto chiuso e la situazione della MotoGP. E invece andiamo a vedere un po' la Formula 1, la gara alle ore 20:10 di sera, ora italiana. Questo è tutto quello che posso ricordarvi. Bene, da A2Giordest e 1Star Radio, le programmazioni del TG Sport di A2Giordest e 1Star Radio finiscono qui. Seconda parte. Ci sentiamo lunedì per le due parti del TG Sport. Buon weekend a tutti voi e viva lo sport e ciao a tutti. Mani mani.